veramente un fantasma. Io lo sono e ti avvolgo. Ciao a tutti, è lei Sofì e benvenuti nel nuovo Daily Vlog. Voi che ci guardate siete il team troll della famiglia più bella e grande di tutta YouTube. Se anche voi volete entrare a far parte di questo team incredibile, vi basterà cliccare il tasto iscriviti. Insieme a Team Trotter c'è anche il Team Trotter Elite, ovvero usando la funzione abbonati che trovate sotto il canale potete entrare a far parte di questa squad che ha delle funzioni in più, come ad esempio la possibilità di essere salutati in un video oppure partecipare a live esclusive solo con noi. E infine, nel caso in cui voleste prendere il nostro merchandising ufficiale, andate su mecontrote.it/shop perché lì troverete tutto dei me contro te. Come sapete si avvicina Halloween, la notte spaventosa, e ovviamente non potevamo non fare degli scherzi a tema Halloween perché me contro te sono pazzi. Però ovviamente Sofì è qui con me, mi sta riprendendo. Ciao Caccio. Ciao Lui, volevi farmi qualche scherzo? No, appunto stavo dicendo che a te non posso fare lo scherzo. Quindi chi rimane da poter scherzare? Scherzare? Sì, licenza poetica, posso dire quello che voglio. Vabbè, possiamo fare uno scherzo a Lui. Ma che è Lui? Ma che intelligente. Stavi riempendo la videocamera. Funziona? Ci sono? Ci sei. Abbiamo intenzione di fare uno scherzo alla nostra palla di canto MVP 3. Metti sempre tutto in disordine. Comunque, non ho capito, come facciamo a fare uno scherzo a Ray? Lui, Ray, per quanto tu lo consideri un umano, abbiamo visto che quando sei solo con lui addirittura gli parli facendogli delle domande. Lei tua madre è pazza. Ma come dire, non è così, lui non capisce, è semplicemente un cagnolino. Ma che dici? Il nostro cagnolino è intelligentissimo, lei è un umano intrappolato nel corpo di un cagnolino. Ma è un umano. Dov'è? Lui capisce tutto. Quando io gli dico andiamo, lui va davanti la porta. Fanno tutti i cani. Vabbè, ma smettila. Ovviamente Sofì è pazza, in questo momento non ragiona. Ma lo scherzo che andremo a fare oggi è quello di travestirmi da fantasma e poi presentarmi a lei e vedere la sua reazione. Mi riconoscerà, mi abbaglierà, si spaventerà o cosa, non lo so. Tutto ciò è folle, però mi piace. Sono super curiosa di vedere la reazione di piccola pallina. Abbiamo scelto il costume da fantasma perché ovviamente è il più semplice e veloce da fare, perché qui non abbiamo altri costumi. Quindi di cosa abbiamo bisogno per realizzare questo costume? Oggetto numero uno, un lenzuolo. Ok, che non abbiamo, dobbiamo andarla a prendere. Perché sicuramente io non ti lascerò utilizzare le mie lenzuola. Toglitela dalla testa. Comunque, oggetto numero due. Chi ha parlato di un oggetto numero due? Va bene, c'è un lenzuolo. Tu hai detto il numero uno e poi mi aspettavo che ci fosse un elenco di cose tipo due, tre. Oh cavolo, va bene, ok. Sei pazza. Va bene. Poi ci vorrà anche un pennarello. Ma quale pennarello? I forbici. Ragazzi, non so più cosa fare con lei. Ma andiamo. E voilà. Lenzuolo preso. Yes, è very gigante. È enorme. Ti rendi conto? È caduto là qualcosa? Tieni. Sì, sarà la ricevuta. È gigantesco. Adesso come lo trasportiamo? Dovremmo piegarlo, ma sarà difficilissimo. Oh, non lo so. Mettiamolo qua dietro per ora. Oh cavolo, lui. Che lui? C'è? Non mi sembra una ricevuta. Oh oh. È una lettera! È la lettera del conte Dracula! Ma chi ti ha dato questo lenzuolo? Piccoli brutti brufoletti, come avete fatto? Avete fatto esplodere la zucca superando la prova 1. Sappiate che sono furiosa e che la prossima prova sarà esageratamente difficile. Oh cavolo, esageratamente difficile! Tic tac, tic tac. Presto voi e il vostro caro Team Trot sarete miei vampiri schiavi. Firmato Conte Dracula. So chi ti ha dato sto lenzuolo, vuol dire che ha qualcosa a che fare col Conte Dracula. Sì, ma tu non hai capito. Il Conte Dracula è libero, gira per la nostra città. L'altro giorno ha dato la lettera a mia nonna. Adesso non so come ha fatto in modo che questa lettera si trovasse dentro il lenzuolo per fare lo scherzo al Re. Ci pedina. Siamo letteralmente nella cacca. Ma non dobbiamo perderci d'animo. Non ci dimentichiamo che oggi è giornata di scherzi. Sì, infatti, in fondo che senso ha preoccuparsi prima di sapere la seconda prova? In fondo la prima l'abbiamo superata con una certa facilità. Quindi magari Conte Dracula, anche se tu pensi che la prossima prova sia difficilissima, in realtà per noi sarà come sempre un gioco da ragazzi superarla. Teletrasporto a casa mia in 3, 2, 1. Woo! Sei, ha funzionato. Eccoci a casa. Abbiamo qui il lenzuolo per trasformarmi in un fantasma. Momento creazione. È enorme, è gigante. Guarda. Ehi, lui sei proprio un fantasma. Funziona. Sì. Fa caldo.
caldissimo. Ritorno in missione. Dobbiamo trovare il centro di questo mantello per fare i fori per gli occhi. Ok, li ho trovati. Che fai? Qui. Aspetta che prendo un pennarello, non so, e segniamo. Vai. Ok. Metti il dito. Qui. Ok. Uno e due. La nostra piccola sarta. Sofì, hai già un lavoro per il tuo futuro. È bellissimo fare la sarta perché posso prepararmi i vestiti da sola. Non ho bisogno di andarli a comprare. Posso costruire le mie gonne. Taglia, 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 taglia. Ah, e poi sai cosa ti dico? Cosa? Meglio essere una brava sarta che essere un ingegnere sfallito. Quanta cattiveria. Sei già entrata nel mood di Halloween. Sei una piccola striglietta. Primo occhio finito. Oh yes. Andiamo a fare il secondo. E voilà, abbiamo i nostri due occhietti da fantasmino. Bene, adesso non ci resta che scoprire chi si travestirà. Tu hai detto mi travestirò io. Però no, mio caro. Facciamo carta, forbice, pietra. Ok. Carta, forbice, pietra. Carta, forbice, pietra. Carta, forbice, pietra. Sì. Si fa tre volte, aspetta. Ma cosa? O si fa tre volte oppure mi travestirò io. Ok, travestiti tu. Ok. Da solo il fantasma. Fai paura. Sembri veramente un fantasma. Io lo sono e ti avvolgo. Secondo me Ray non ti riconoscerà. Facciamo così, tu lo fai salire e io mi nascondo e sto ferma. A un certo punto mi alzo e vediamo la sua reazione. Ok. Vai dietro il divano. Abbassati, abbassati, abbassati. Ok, non si vede. Ma si vede il riflesso veramente dal vetro. Ma va bene, non fa niente. Vado a prendere Ray, aspettami qua. Shh. Ecco voi, signore e signori. Panica che pipì Ray. Sei libero. Vola. È stata stupenda la reazione. È impazzito. Scappa Sofì, corri, corri. Dove hai gli occhi? Perché c'è il tuo naso al posto degli occhi? Lei dove sei finito? Aiuto. Come stai? Sono caduta. Ah! Sei all'attacco? Attacca lei, attacca! Attacca! Ok, dove è finita la Sofì che conosciamo? Torna tra noi! Sì! Yeah! Yeah, 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 yeah. Ragazzi, scherzo riuscito! Io ho visto il terrore nei suoi occhi. Si è spaventato tantissimo. Ehi, sono io! Si spaventa! Sono sempre io, perché mi morde? Ragazzi, non mi vorrà più bene. No! Ehi, sono tua madre! Ti ricordi di me? Guardate, mi vuole mordere! Piccola cucciolina, sono io, sono la tua mammina, che ti vuole tanto tanto bene. Scusa per lo scherzetto. Io non ho avuto neanche il tempo di posarlo a terra, che subito è partito dietro il divano. Come se sapesse che ci fossi tu, magari sentiva l'odore. Poi quando è arrivato ha visto te vestita col mantello. Ok, adesso è sfinito. Troppe emozioni. Ehi, è Halloween. Devi entrare nella magia di Halloween. Lo cento scherzetto. Devo ancora imparare un sacco di cose. Ma comunque di entrata l'avventura di oggi si conclude qua. Noi mandiamo un bacione gigantesco a Francesca Romana, che fa parte del team Trotelit. Andate su mecatrotelit.it/job se volete prendere il nostro merchandising. Ci vediamo domani con questa avventura. Perché ci sono insieme a Mecatrotelit. Ciao. Clicca qui per iscriverti ed entrare a far parte del Team Trote, la squadra più forte e grande di YouTube. E poi clicca qui per vedere il vlog di ieri, perché ogni giorno è una nuova avventura. A domani! Ciao Brenda! Gli Yeti non esistono! Gli Yeti non esistono! Gli Yeti.